Buongiorno bimbi, buongiorno a tutti. Allora, oggi la maestra Erika condivide con tutti una storia che abbiamo preparato per la festa della mamma. Allora, apriamo bene le orecchie. È la storia del bel paperotto. Una mattina di primavera, precisamente il giorno della festa della mamma, mamma papera, circondata dalle sue amiche, osservava i suoi tre paperotti: Elisa, Rebecca ed Ado. Elisa non si staccava mai dalla mamma, era una coccolona. Rebecca era la più vivace ed era sempre in prima fila, quella che sapeva fare tutto, doveva essere lei la prima. Ado era un bellissimo paperotto, molto gentile, però era un po' goffo, aveva un po' paura, non riusciva a stare bene nell'acqua. Dado era un bravo fratello, ma non riusciva a nuotare benissimo. Era timoroso, rimaneva pochi minuti dentro l'acqua e poi usciva subito per correre dalla mamma. Sul bordo dello stagno c'erano sempre i due gatti in piccioni, Eros e Bea, che commentavano sempre la strana goffaggine del paperotto. Eros dice: Miau, sarà anche bellissimo, ma non sa stare nell'acqua. E Bea rispondeva a sua volta: Miau, poverino, ha qualcosa che non va? Nella fattoria giravano voci un po' poco simpatiche su di lui, di una strana malattia, ma forse inventata. La paperite che impapera i paperi in acqua? Che papero è questo, miau? Mamma papera, mentre stava festeggiando con le sue amiche, sentì in lontananza un papero canticchiare: Quack, 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 Dado è malato, ha la paperite. Era stufa di sentire altri paperi prendere in giro il suo piccolo Dado e si gettò in acqua e iniziò a insegnare a Dado come si nuota e come si sta nell'acqua. Gli diceva: Con disinvoltura guarda avanti, tutti possiamo avere paura. Nessuno è perfetto, caro il mio Dado. Sii felice, sei molto amato dalle tue sorelle, da me e da tutti gli amici. Dado prese coraggio, imitò la mamma e piano piano vinse la sua paura. Ora non era solo bello e amato, ma era anche tutto contento di essere finalmente diventato un vero anatroccolo. Aveva vinto una sciocca paura che lo rendeva sempre triste da tanto tempo. Il regalo più bello per la festa della mamma quel giorno fu proprio quello di essere stata in grado di aiutare il suo piccolo Dado a superare la sua paura. Che dite? È proprio una storia carina, vero? Allora, io direi che potreste fare un bel disegno su questa storia, ma prima di lasciarci vi faccio vedere un attimo come si può disegnare un papero semplicemente con delle forme ovali. Prendiamo un ovale, lo disegniamo, scusate, al centro del nostro foglio bianco. Questo sarà il corpo del nostro papero. Cosa dobbiamo mettere poi? La testolina, una codina, un occhietto, il beccuccio, sempre con tutti gli ovali, un bel beccuccio. Poi qua andrebbero messe le zampette, ricordatevi che è una paperetta e quindi ha le zampette palmate per nuotare meglio dentro l'acqua, ma noi le zampette adesso non le mettiamo perché lo disegniamo dentro l'acqua, quindi andiamo a disegnare delle linee ondulate per fare il movimento dell'acqua, lo stagno.
resta fatto tutto sciolto. Poi possiamo mettere delle gocce, degli schizzi di acqua, delle goccioline di acqua, che lui è molto contento adesso che ha imparato, sa nuotare bene e quindi si diverte. Cancelliamo la parte di corpo che rimane dentro l'acqua, che non si vede, sta nuotando. Okay. Che dite? Può assomigliare un po' a un paperotto? Bene, allora adesso vi saluto, aspetto i vostri disegni e vi auguro una buona giornata. Ciao!